mi sentite dal sito di Selvato, De Feo, per De Feo Vincenzo? Il sito riservato 1, vi sentiamo, signor Presidente. Ok, allora, De Feo, gentilmente, declini le sue generalità complete. Io, Vincenzo, a Napoli, 17,9 e 90. Lei è imputato di reato connesso, vuole No, lei no, è imputato, è imputato. Beate che presenti il suo difensore, l'avvocato Rosa Pantalone, vero? De Fè, chi è il suo difensore? Ho capito, ma lo deve dire lui. Rosa Pantalone, bene, del Foro di Roma. Va bene, prego, pubblico ministero, puoi iniziare? Sì, sì, non c'è problema, De Fè. Buongiorno signor De Feo, sono il pubblico ministero. Senta, un po' di silenzio per favore. Non è il momento. Ha mai fatto parte di clan, di gruppi organizzati camorristici? Mi sente De Feo? De Feo mi sente? Ho l'impressione che ci sia un problema di audio, perché le risposte, le domande arrivano un po' in ritardo a lui e lui ovviamente risponde in ritardo. De Feo, le ripeto la domanda, mi sente? Aspetta, pubblico ministro, sì. Sta tentando di fare il collegamento, c'è un problema. Per favore. Ma c'è problema. Io, Presidente, sito riservato 1. Sì. Prova 1, 2, 3, 4, 5, prova, ci sentite dal sito? Sì, sì, vi sentiamo bene dal sito. Va bene, okay. Però per favore, avvocato Gallini, mo siamo nella... Anche perché si sente purtroppo, c'è il ribombo. L'avvocato Cardillo è presente. Prego, allora pubblico ministero, possiamo iniziare un po' di silenzio. Le avevo chiesto, le ripeto la domanda, se lei ha mai fatto parte di gruppi organizzati, di clan di Camorra? Mi sentono, ma non si sente la nostra la risposta. Io ho l'impressione che non va proprio il collegamento. Vogliamo sospendere e saltare un altro collaboratore nel frattempo? Come? Sito riservato 1, signor Presidente, stiamo controllando il microfono dell'imputato. Si sente? Sì. Va bene, allora continui. No, Presidente, è il microfono dell'imputato che stanno controllando. Ah. Hanno risolto, allora prego. Risponda, signor De Feo. Io ho detto di sì. Ah. Di quale gruppo organizzato ha fatto parte e in quale periodo? Del clan Contini con Ettore Bosti, con il gruppo proprio di Ettore Bosti. Ettore Bosti, di che età? Del 79. Senta, quando e come lei è entrato in questo clan?
favore, un po' di silenzio. Io sono entrato perché perché conoscevo Gino Cella, Gino Mastellone, che io stavo con loro, che facevo la droga al passaggio di mano. Poi da un momento all'altro sono passato con Ettore Bosti. Il 2008. Senta, ma la sua famiglia aveva mai avuto rapporti con questo clan? Sì, sì. In che senso? In che senso? Che ho mio zio Alfredo, Defeo, che da oltre 20 anni che sta con loro, e poi mio padre anche, ma all'epoca stava, e poi si è tolto da mezzo per causa della droga. In che senso per causa della droga si è tolto da mezzo? Che faceva uso di droga, poi è caduto proprio nella droga, che non poteva fare più a meno, e si è tolto dal clan. Lei dove viveva quando ha operato, quindi, con questo clan? Io? Sì. Io ho il Rione Amicizia. In quale via? Via Conorato Fava. Senta, ma a casa sua ha mai visto che veniva qualcuno del clan? Sì, sì. Anche dopo che suo padre è uscito? Sì, 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 sì. Chi è che la frequentava a casa sua, del clan? Quando io ero piccolo, però, all'epoca, che venivano Gennaro De Luca. Ettore Esposito. Per favore, in volto non parlate, signora anziana. Antonio Grasso, Gennaro Costa, mio zio Alfredo. Sì. Erano questi qua che venivano a fare, che venivano a cappallare nella casa dove abitavo io. Senta, ma lei è entrato grazie a suo zio Alfredo De Feo nel clan in altro modo? Come è entrato lei? No, io sono entrato per tramite Gino Cella, che Gino Mastellone, e un giorno Ettore Bosti che mi disse perché. Aspetti un momento. Non ti metti con me. Io credo di no. Io accettai. Aspetti un attimo. Scusi, De Feo, un attimo, che il presidente interviene. Che io non gli abbia fatto gli avvertimenti previsti dalla legge, che purtroppo bisogna fare. Lei, ho capito che vuole rispondere. Però se risponde deve sapere che le sue dichiarazioni possono essere utilizzate contro di lei ed eventualmente contro gli altri. Lei vuole rispondere? Sì, sì, me l'ha detto prima. Ho capito, sì, però credo che le avvertenze non fossero complete da parte mia, le avvertenze che io le avrei dovuto fare per legge.
In ogni caso, va bene, conferma tutte le dichiarazioni sino adesso rese. Sì, va sì, bene, sì, prego, tutte. Pubblico ministero. Grazie. Stava dicendo, quindi è entrato con Gino Cella e Gino Mastellone. Quando li ha conosciuti, sì, questi due, e quando quindi ha cominciato a lavorare per loro? Io li ho conosciuti nel 2008, dell'estate 2008, ma più o meno aprile del 2008, e sono stato con loro fino a novembre 2008 e poi 2008 e poi dopo Ettore Bosti che mi disse: perché non ti metti con me e nel mio gruppo, che stai meglio. Vabbè. e io cacandi accettai, però mio zio Alfredo non voleva che io che mi mettevo chi in mezzo alla strada, dai, a fare i guai, eccetera. Senta, ma con Mastellone e Cella lei che cosa faceva? Che tipo di ruolo aveva? E loro che facevano? Allora, loro che erano responsabili delle piazze di droga del clan Contini, e io, che per conto loro prendevo soldi dalle piazze di droga sparse per la zona del clan Contini. Li prendeva e poi a chi li portava questi soldi? A Gino Cella e a Gino Mastellone, e loro mensilmente, che pagavano una quota. Quanto e a chi pagavano la quota? A loro pagavano una quota di 50.000 euro al mese, e la votavano a Salvatore Botta, ma se non ci stava Salvatore Botta la votavano a Antonio Cristiano oppure a Vincenzo Tolomelli il Grande. Queste tre persone che lei ha citato, Antonio Cristiano, Vincenzo Tolomelli il Grande e Salvatore Botta, lei li ha conosciute personalmente? Sì. In che occasione? Varie volte, perché stavo insieme a Ettore Bosti e ci parlavo spesso con Vincenzo Tolomelli e con Antonio Cristiano, ci parlavo tutti i giorni e spesso per tramite Ettore Bosti, a Salvatore Botta non spesso. Perché lui stava sopra a Carrione Cacamicizia, e poi Ettore Bosti non è che andava a parlare spesso con Salvatore Botta. Senta, ma lei si quando è che lei ha cominciato a collaborare? Io nel 2009. Da libero o da detenuto? No, da detenuto. Per che cosa era stato arrestato? Per omicidio tentato omicidio. Si è accusato lei poi di questo omicidio? Cosa? Lei se l'è accusato questo omicidio? Ha confessato? Sì, sì. Chi aveva ucciso? Chi era la vittima? La vittima chi era? Era Gaetano Montanino. Era una guardia. Una guardia privata, giurata, un agente di polizia? Sì, sì. No. Giurata. Una guardia giurata. Senta, guardia giurata. Lei ha
confessato quindi questo fatto e ha confessato altri reati che lei ha commesso? Che l'ho confessato, mi hanno pure processato con l'articolo 8 della legge dei collaboratori di giustizia. Senta, allora, tornando quindi al ruolo che lei aveva nel settore degli stupefacenti, quindi con Mastellone e Cella, diciamo, loro pagavano la quota al clan nel modo che lei ha descritto prima, ma è andato avanti per tanto questo tipo di rapporto di Cella e Mastellone con il clan, con Cristiano, con Botta, Tolomelli, o a un certo punto le cose sono cambiate? A un certo punto le cose si sono andate a cambiare, perché loro non ce la facevano, perché loro non ce la facevano più qua a pagare, perché ci stavano tanti arresti sulle piazze, e loro che volevano andare a lasciare. Ettore Bosti che si mise con loro alla società e ci disse: guarda, da oggi che non paghi più 50.000 euro, ma paghi 35.000 euro a mese, che sto anch'io nella vostra gestione delle piazze di droga. Quindi la quota è scesa a 35.000 euro quando si inserì Ettore, sì, Bosti come socio dei due? Sì, sì. E chi è che aveva dato questo assenso, questo consenso, questo sconto così forte? Lui, Ettore Bosti. Lei sa che aveva parlato con qualcuno, Ettore Bosti? Questo no, questo no. Non lo so, però da quando lui che si è inserito nella gestione con Cino Cella e con Cino Mastellone, alla quota che è scesa a 35.000 euro. Lei la maneggiava pure la droga, la tagliava, lei aveva un ruolo oltre che di raccolta soldi? No, la tagliata non l'ho mai tagliata, però... Però l'ho portata perché c'era, se a qualcuno che dovevano fare la consegna, e per non fare brutta figura loro dicevano: Enzo, vuoi andare a fare un attimo tu questa consegna, e ci portavo la droga a chi la dovevo portare. E dove erano queste spacce, queste piazze? Lei ha detto nella zona dei Contini. Quali erano le piazze di spaccio rifornite? In quali zone? Nel Buvero, nel Vasto, la Caffaria, nel Connolo. Che ci stava un'altra che si aveva aperto da poco del 2009 e fu fuori il Calabingo a Capo di Chino, e poi ci stavano altre gente che vendevano la droga nelle case. Sempre loro, sempre Cino Cella e Cino Mastellone, che lo passavano anche a questa gente che lo vendevano di notte nelle case. E quando è entrato Ettore Bosti nella società con i due, lei subito è passato poi a essere di fiducia di Ettore Bosti, più o meno? Sì. E quando c'era Ettore Bosti la droga veniva rifornita a queste stesse piazze? Sì, ma non solo, anche altra gente che lo facevano,
perché lo facevano per conto loro, però pagavano una quota a mese di 2.000 euro a mese, 3.000 euro a mese, chi 5.000 euro a mese, che loro stavano nelle case, perché vendevano la cocaina nelle case di sera più o meno, di sera la sera più che altro. Senta, lei alla Stadera, il cosiddetto priatorio, c'è mai andato? Se sì, in che occasione? Per quali motivi? Sì. Da chi andava là? Da Mimmo Poco American, Mimmo Poco American. E chi è? O chi era? E questo qui è uno affiliato a Clan Contini. E quante a volte che andavo che mi mandava sempre Ettore Bosti. E andava a fare che? Lei? A parlare per la droga, che lui che i suoi uomini che stavano lì giù, che vendevano la droga, che lo dovevano prendere da mano a Ettore Bosti. E le faceva anche, le è capitato di avere soldi in mano da questi? Cosa? Faceva anche la raccolta di soldi lei da questi qua? Sì. Quindi loro pagavano i soldi a lei? Io della droga però sto parlando. E lei chi li portava? Della droga? Cagagino Cella, Gino Mastellone o Ettore Bosti, dipendeva se ci stava Ettore, se ci stava Ettore quel giorno, diceva guarda qui che ci sono questi soldi di Mimmo, e lui diceva dammi qua, oppure diceva dagliela a Gino. Se Ettore non ci stava, ci stava Gino Cella e ce li dava Gino, e Gino diceva sì, dammeli a me. E altre persone del priatorio, della Stadera, chi erano oltre a Mimmo Americano? Ci stavano varie persone che adesso che non mi ricordo chi i nomi, però se... Se li vedo sull'album fotografici, sì. Senta, ma lei si ricorda se Mimmo Americano era il reggente della zona o rispondeva a qualcun altro? Sì. Era il reggente? No. Sì, chi? Lui era il capo della Stadera, però dicevano che lui stava per conto di Paolo di Mauro, detto Paolucci Cucco Confermier, non l'ho mai conosciuto. Senta, tornando a Cristiano Antonio, quindi lei ha detto lo vedevo spesso al Borgo, ma conosceva anche altri, innanzitutto che ruolo aveva quindi Cristiano Antonio? Antonio Cristiano era il reggente del Clan Contini del Buvero sopra, del Borgo sopra. Senta, il Borgo di sopra è quello più vicino a Porta Capuano o più vicino a Corso Garibaldi? È più vicino per andare. Per Piazza Carlo Tezzo. Bene. Senta, stavamo dicendo, quindi era il reggente del Borgo per il Clan Contini. E lei lo incontrava spesso. Ha conosciuto altri membri della famiglia di Cristiano? Ha detto Marico. A suo figlio Tommy e a suo fratello Fabio. E come mai li ha conosciuti? Loro che facevano? Allora, il fratello Fabio che stava sempre con Antonio e che lo portava davanti e indietro, e anche il figlio che stava spesso attorno al padre, stava spesso con il padre, attorno al padre, dai.
Ma nel fare fatti di malavita o nel fare altri fatti per conto suo? No, affari sempre del padre, non è che faceva affari per conto suo. No, ecco, quindi gli affari del padre a cui lei si riferisce sono questi affari criminali che sta riferendo ora? Sì. E sa se Tommy Cristiano ha avuto anche dei rapporti con Ettore Bosti? Che erano amici lui, sì Tommy e sì Ettore, che erano amici, erano amici stretti, però a me non mi risulta che Tommy e Ettore Bosti che facessero affari insieme, Tommy e Ettore, questo qua non mi risulta. Va bene, senta. Stava descrivendo prima poi il rapporto a sua volta tra Cristiano Antoni e Salvatore Botta. Quindi qual era tra di loro il livello? Stavano sullo stesso livello, su livelli diversi? Allora, chi erano i responsabili dei Clan Contini? Che erano due. Erano Salvatore Botta e Giuseppe Amendola. Erano i due capi dei Clan Contini. E poi ci stava Ettore Bosti che faceva quello che voleva. In tutti i sensi, che non è che dava conto a Salvatore Botta oppure a Peppe Amendola. Invece se un altro doveva fare qualcosa, come un esempio, se Ettore Bosti doveva passare droga a qualcuno nella zona, lo faceva zitto e muto. Invece se lo doveva fare qualcuno altro dei Clan Contini, dovevano dare conto a Salvatore Botta e a Peppe Amendola, dovevano andare a parlare con loro se sì e se no e se si poteva fare. Senta, i rapporti tra Ettore Bosti e questi due reggenti, questi due capi che sono Salvatore Botta e Peppe Amendola, come erano? Allora, fra Ettore Bosti e con la... No, con Ettore Bosti, con la famiglia della mamma di Ettore Bosti, con la famiglia Ieta e con la famiglia Botta non c'è mai stata una bella vista, dai, tra loro, che non si sono mai voluti guardare, non si sono mai voluti bene, dai, perché... E che si facevano gli sfregi, cosiddetti, si facevano gli rispetti, dai, tra loro, con le mogli, con i figli, con le sorelle, con i nipoti, tutte queste cose qua. Senta, glielo, sì, ma in particolare... È lui? Cosa? Prego. No, quindi Ettore Bosti con Botta Salvatore, per quello che riguardava gli affari del clan, era in buoni rapporti, sì o no, con Botta Salvatore? No, vabbè, che erano in buoni rapporti perché giustamente era chi doveva essere Salvatore Botta, ma però Ettore Bosti è come non i contassi proprio, perché diceva... Diceva, qua sto io, porto io chi cognome, no quei due. E con Peppi Amendola, tra Ettore Bosti e Peppi Amendola c'è stato qualche momento di contrasto? Sono sempre stati buoni rapporti? No, con Peppe Amendola i rapporti che erano buoni, fino al 2009. Poi dopo... Dopo il 2009 sempre sto parlando
Che Ettore Bosti gli diede della droga paga con nipote di Peppe Amendola, e questo nipote di Peppe Amendola che non aveva i soldi per darglieli subito, perché che Ettore Bosti mandai a me da questo nipote di Peppe Amendola che si chiama come si chiamava il soprannome? Basettone, comunque. E mi manda a me, è di senso, vai da quello dietro all'arenaccia e fatti dare i soldi ora e subito. Io andai da questo qui e dissi, guarda, ha detto Ettore Bosti, ha detto Ettore, ci vuoi dare quella sua cosa? E lui mi disse, no, guarda, questa cosa ora non ce l'ho. E io dissi, ora chi ce lo dice a quello? Andai da lui e ci dissi, guarda Ettore, questo i soldi ha detto per ora non ce l'ha, però ha detto fra 2 o 3 giorni ti dai i soldi. E lui disse, no, questo qua non ha capito non ha capito niente, di qua, di là, e comunque lui che stava parlando con Tonino Cristiano, e Tonino Cristiano ci disse, guarda, quello questo Basettone che è il nipote di Peppe Guaglione. E lui disse, beh, io che ci fa perché su Peppe Guaglione? Lui andò lì con la pistola e la spacca in testa. E poi dopo lo viene a sapere zio e si manda a chiamare a Ettore Bosti. Peppe Amendola che si mandò a chiamare a Ettore Bosti. Ettore Bosti andò da lui, che io che non stavo presente in quel litigio, però che l'ho saputo tramite amici nostri che stavano nel bufero e tramite anche Nino Esposito che stava nel gruppo di Ettore Bosti, che Ettore Bosti andai da Peppe Guaglione a parlarci, che Peppe lo mandò a chiamare per dire guarda cosa hai fatto, quello è mio nipote, e lui che aveva lui ha avuto una reazione violente su Peppe Guaglione che ci mise queste mani a collo disse che io che ti ammazzate pure, chi ti crede di essere? E lì fu che fu questo litigio con Peppe Amendola. Come andò a finire? Ettore Bosti a Peppe Amendola. Senta, no, prima di dire come andò a finire, ma quando lei ha detto lui mise ruppe la pistola in testa all'altro, e lui chi era? Ettore Bosti, che disse vicino a Nino Esposito, disse Nino, andiamo un attimo dietro da questo Basettone. Vabbè, chiaro. Quindi il nipote di Amendola prese i colpi in testa da Ettore, se abbiamo capito. Senta, come andò Il tuzzo della pistola in testa, e poi dopo che è successo il litigio fra Ettore Bosti e Peppe Amendola, che Ettore Bosti che lo voleva ammazzare proprio, che lo voleva ammazzare a Peppe Amendola. E poi come si è risolta la questione? È intervenuto qualcuno? Chi è intervenuto? Sì, sì, è che è intervenuto Gennaro Trambarullo, di Contigliano, però sta a Giugliano con i Mallardo, e lui scese da Giugliano a parlarci con Ettore Bosti e disse, ma che stai capendo, non stai capendo, e si litigai con Ettore Bosti.
Quindi non intervenne non intervenne nessuno del gruppo napoletano, dovette intervenire Giuliano, il paese, i Mallardo del paese. Sì, sì, qua a Napoli e le zone di clan Contini non è nessuno intervenuto, ma perché sapevano che Tre Bosti con la testa che non stava bene non si faceva passare la mosca dal naso come un esempio che suo padre lo mandai a chiamare a colloquio per dire guarda fai cose buone giù ma non prendere a tutti i miei amici male, dice, perché sono sempre i miei amici e lui non andai da padre e ci disse vicino a sua mamma ci disse ora sto io che comando io papà ora sta dentro e si fa alla galera. Questo fatto lei come fa a dirlo, come lo seppe lei? Da sua mamma che parlai con lui. Lei era davanti? Sì. Senta, tornando un attimo, faccio un attimo un passo indietro, i rapporti tra Cristiano e Cella, quindi i proventi della droga e Botta Salvatore, lei come fa a dire che i soldi poi finivano a Botta Salvatore? Perché in varie occasioni sono andato anche io con Cino Cella oppure con Cino Bumastellone a portargli questi soldi sulla amicizia a Salvatore Botta. E a cosa servivano poi? Botta che ne faceva? Decideva lui l'utilizzo? C'erano delle regole? Poi penso che lui che li usava per il clan, per i mensili, per i carcerati. Ma lei prendeva un mensile? Lei, De Feo, prendeva un mensile? No, che io prendevo alla settimana da Ettore Bosti. Quando ha cominciato per lavorare con Ettore? E quando lavorava con Gino e Celle, Gino Mastellone, prendeva dei soldi lei? Sì, sì. Da loro? Sempre settimanale. Poi se volevo qualcosa me li davano sempre. Se volevo in più volevo qualche soldo in più che mi servivano così, che me li davano sempre non glielo mai ma quelli là che ci chiedevo io non ce l'hanno mai preso indietro. Senta, lei l'ha mai sentito o ha mai conosciuto Galletto Luigi? Sì. E chi era? A Galletta Luigi detto ha detto lo figlio qua sotto, scusate del termine. È uno affidato a Clan Contini è uno con reggente anche lui dei Clan Contini e lui era quello lì che faceva i mensili i carcerati a tutte queste qua, però era anche lui era diciamo come si può dire il reggente della zona, dai, io di Clacontini, perché era portato per la zona. Sempre tornando alla droga, da chi si rifornivano
Mastellone, cella di quella droga che poi faceva quel percorso che lei ha descritto. Scusa, non ho capito. Da chi si rifornì? Da dove? Chi erano i fornitori di droga? Che loro avevano amici stretti, che avevano amici stretti, Fattore Annunziata con un certo Giuseppe e Cirillo che stava con i Gionta, poi Pacamiano con Oscar Pecorelli, e loro mettevano soldi insieme, oppure Gino, quando ci mancavano la droga, loro andavano o da Peppe Attore Annunziata, oppure andava dagli scissionisti, andava a Miano da Oscar Pecorelli e ci davano la droga. Però loro ogni mese mettevano dei soldi e delle puntate con i soldi e lo facevano scendere dalla Spagna, da Marocco, Colombia, tutte queste zone qui. Senta, e quando andavano a Miano dai scissionisti o dai Gionta, lei c'è mai andato con loro? Sì, sì. Volevo anche capire, ma lei era presente anche a quel momento che ha descritto prima, o no? Quando Ettore Bossi ha puntato la pistola in testa al nipote di Amendola? No, a quello no, stava lui e Nina Esposito. Senta, lei Trambarulo lo conosceva? Sia Antonio e sia Gennaro. E mai intervennero entrambi o uno dei due su Ettore Bossi per l'affronto a Peppe Amendola? Gennaro Trambarulo che è intervenuto. Perché lui era il responsabile del clan Mallardo, a Giuliano, è sceso lui a Napoli e disse vicino a lui: ma che stai combinando? Questi qua sono amici di tuo padre, io ti faccio, ti dico, vicino a Ettore Bossi. E poi dopo che si chiamò Male Acque, però Ettore Bossi aveva sempre quella cosa male con Peppe Amendola, perché lo voleva fare fuori. Senta, lei prima ha citato le persone che venivano a fare le riunioni anche a casa sua, via Norato Fava, con suo zio. Allora, Trambarulo... Sì. Dica. Prego. No, innanzitutto Trambarulo Gennaro, se ha un soprannome, che le sappia. Gennaro Pazzo. Lei prima ha citato De Luca Gennaro, invece chi è? De Luca Gennaro. Gennaro Comondato, che il cugino di Salvatore Botta. E anche lui veniva a fare le riunioni a Via Norato Fava con gli altri del clan? Sì. Sì. C'ha dei fratelli, De Luca Gennaro? A Annunzio, a Carmine. Carlo? Carmine. Carmine. Annunzio. Nunzio, Carmine.
E poi a cattivi suoi fratelli che abitano via Carbonara, che hanno delle pompe di benzina che fanno la droga lì dietro, che hanno i bar lì. Quindi la famiglia di De Luca Gennaro è composta da questi fratelli, da quelli che ha citato e sì. Quelli che stanno a Cesare Rossarolla, ha a che fare col clan, fanno attività illecite per conto proprio, lei che cosa sa di loro? No, questo non lo so se loro fanno per il clan, perché lì io non l'ho mai portato la droga a loro, a Cavia Carbonara, sulla cappella, alle spalle della cappella, comunque, io non l'ho mai portata a loro, questo non l'ho mai portata. Solo De Luca Gennaro ha visto le riunioni a casa sua con De Feo Alfredo sì. Vabbè. Sì, ma ero piccolo, avevo 10 anni, 9 anni avevo. Senta, invece prima diceva Luigi Galletto, diciamo le mesate, la contabilità, ma sa prima di Luigi Galletto chi è che la teneva la contabilità? Che l'aveva alla contabilità, che ci stava un certo Luigi Perrotta, detto V. Michel, che lui che portava questi soldi mensilmente alle famiglie del clan Contini. Mm. E un giorno venne il padre di Diego Vastarella, il padre e suo fratello di Diego Vastarella, Checcio Vastarella, e andarono da Ettore Bosti e dissero: ma com'è a noi che non ci arriva più il mensile di Diego, che sono 2 o 3 mesi. Comunque prendono a questo a Castro Perrotta e che Ettore Bosti che l'andò a picchiare, che ci ha spaccato la pistola in testa a Piazzotto Galli, davanti a sua moglie, ai fratelli, chi in mezzo alla strada. Dai. Senta, ma Salvatore Botta ha avuto un ruolo in questa vicenda di Perrotta? Sì, se lo mandai a chiamare, che lo picchiai. Senta, sa se poi l'operato di... Allora, quello che facevano Gino, Cello e Massellone, lei l'ha descritto, ma erano controllati da qualcuno, in particolare del clan, perché, diciamo, gestivano parecchi soldi questi due. No, ci stavano due che appartenevano, che stavano sempre per conto di... ma diciamo che erano voluti bene da Peppe Amendola, che ci stava uno che si chiamava Sarracino e un altro altro nannone, che loro guardavano tutte queste cose di Gino Cella e Gino Mastellone. Lei li sa i nomi di Nannone e Sarracino? Sì, di Sarracino che si chiamava Enzo, Vincenzo, che non mi ricordo chi cognome però. E invece Nannone si chiamava Giosuè, comunque faceva di cognome napoletano, questo qui facevo.
Comunque li ho visti anche negli album fotografici che li ho riconosciuti. Erano stipendiati pure loro dal sistema, dal clan? Sì, che erano stipendiati dal clan Contini. E gli altri che ha citato, Cristiano e Tolomelli, erano stipendiati? Sì, che erano stipendiati da clan Contini, sì. E chi ce li dava lo stipendio? Sì. Lei ha mai conosciuto anche Mimmo Festa? Sì. Chi era? Mimmo Festa un altro che diciamo tra virgolette un uomo diciamo come si può dire era che lui stava giù a Borgo, giù al Bovero, che quando dovevano fare qualche imbasciata a Peppe Amendola o a qualcuno di più o a Salvatore Botta, a qualcuno, e stava lui giù a Bovero, poi lui dopo andava a parlare lui stesso di persona o con Peppe Amendola o con Salvatore Botta o con chi sia. Falanga Umberto? Sì. Chi è? Falanga Umberto un altro che... Che era affiliato a Clan Contini e lui che stava con Peppe Amendola più sotto a Peppe Amendola che tirava più per Peppe Amendola con Umberto Falanga. Quindi diciamo che i vari reggenti avevano poi anche dei sottogruppi, quindi? Diciamo dei sottogruppi, quelli là che uno che stava più attaccato, che più voleva bene. Per esempio che a Salvatore Botta, che lui aveva solo sotto a lui, proprio sotto a lui, che aveva suo nipote Nicola Botta, detto Doccetto. Però non è nessuno che lo voleva diciamo bene, dai, perché era uno, Salvatore Botta era uno che sì, era un capo e se si faceva rispettare anche da quelli là affiliati a Clan Contini, che era cattivo, dai, era che non si poteva parlare con Salvatore Botta di niente, perché comandava lui, era a casa sua. Senta, ma se c'era c'era casa sua, cosa? Che cosa era casa sua? Sopra a Carrione Cucacamicizia, era casa sua. Il territorio? Proprio... Il territorio era casa sua? Sì, sì. Ma lui aveva anche un ruolo... Prego. Aveva un ruolo Salvatore Botta pure di risolvere i contrasti interni al clan? A volte sì, perché lui era un capo, però se... Ma dipendeva, dipende anche da che problema, se lo faceva Ettore Bosti lui non parlava, perché le due famiglie non si sono mai volute ben guardate, dai, tra i loro. Le due famiglie sarebbero Bosti e Botta? Oh, Botta è la famiglia di Ettore Bosti, la famiglia della madre, la famiglia Aieta. Quindi lei ha conosciuto personalmente la madre, giusto? Ha detto prima, la madre di Ettore. Sì, sì,
Come si chiama? Rita Ieta. Rita Ieta. Rita Ieta. Rita Ieta. Ha conosciuto Rita anche Ieta. Le altre Ieta, lei? Sì, ho conosciuto sia Carita Ieta e sia Canna Ieta, e poi conosco Paca Maria Ieta, però l'ho conosciuta solo, come si può dire, buongiorno, buonasera, perché alla moglie del boss Edoardo Contini, però non ho avuto mai modo di parlarci con lei, mai modo con di Maria. Confrontarmi. Con Rita sì. E Anna ha parlato lei? Sì, perché mi mandavano anche a fare con qualche piacere, se loro volevano. Rita Ieta doveva parlare con Tonino Cristiano, diceva, mi mandava a chiamare e mi diceva: Enzo, a zia, vai giù a Borgo e digli a Tonino che viene un attimo a casa mia che ci devo parlare. E come va? Perché aveva un rapporto Rita Ieta con Tonino Cristiano, reggente del Borgo? Perché anche lei che allora perché è che ci stavano delle fazioni, no? Ora che vi spiego, che ci stavano gente in giro nella zona che tiravano più che se ci stava qualcuno che aveva qualche problema nella zona che sopra Cacarrione, che ci stava Salvatore Botta, con tutto ciò che abitava la famiglia Ieta e la famiglia Bosti, però lui era il capo in quel come si può dire, in quel anno, diciamo in quegli anni, che era lui il capo dopo all'arresto di a Patrizio Bosti, che era lui il capo con tutto ciò che ci stava sua moglie, però se qualcuno andava che aveva qualche problema con qualcuno del clan andava a dare taglietta e non da Salvatore Botta perché anche dalla gente che non era ben voluto anche Rita Ieta che se qualcuno che si lamentava che aveva qualche problema non è che lei andava a parlare da Salvatore Botta perché lui stava lui che stava lui lì era lui cavo lei no andava che mandava a chiamare Cacattonino Cristiano ma mandava a chiamare Papa Vincenzo Tolomelli, il grande, e ci parlava, diceva, guarda, qua ci sta questo tizio che ha questo problema, qua sopra il rione, e parlateci voi con Totoro Bot, perché è la cosa che si apparava. Se anche... Cosa? Cioè, quindi Rita Ieta diceva la sua nelle cose del clan. Sì, parlava anche in mezzo, che faceva picchiare alla gente. Solo Rita? Era... Dica. Cosa? No, dica, stava dicendo. Era una nel clan con tutto ciò, era la moglie del boss, di a Patrizio Bosti. Ma tutto ciò che era la moglie ma la rispettavano anche per quello che era lei, che lei che stava sempre avanti a tutto, lei e su sua sorella Anna. Ma Canna Ieta alla moglie di Francesco Mallardo. Quindi Anna e Rita Ieta avevano entrambe questo ruolo che lei ha descritto.
Lefebvre, scusi, specifichiamo un poco meglio. Allora, Aieta Anna, sa con chi era sposata? L'ha detto ora. Ma non è meno la Con fu Francesco Mallardo, il boss. Va bene, Aieta boss Rita, di Giuliano. Aieta Rita. Lo so. Sì, con Patrizio Bosti. E l'altra Aieta come si chiama e con chi ha sposato? Perché lei ha parlato di tre sorelle. Maria Aieta. Maria che è sposata. Aieta, stata con Edoardo Contini, che il boss proprio del clan Contini. Va bene, prego. Grazie. Quindi lei prima però ha detto Maria non la vedevo, come se facesse una vita non presente. No, sì, la vedevo in giro, però sì, giustamente che lei che faceva gli affari del marito, perché il marito era un boss e lei prendeva il mensile da clan Contini per il conto del marito che è un boss, però era non l'ho mai vista chi insieme alle sue sorelle, sia insieme a Anna e sia insieme a Rita. Invece Rita e Anna le ha detto mandavano a piccare la gente o intervenivano per risolvere i contrasti nel clan, se abbiamo capito bene. Sì. Senta, ma li mandavano a picchiare, sa qualche motivo per cui mandavano... Sì, perché loro davano i soldi con gli interessi, con l'usura, dai. E se qualcuno che non pagava, oppure se a loro qualcuno che era antipatica antipatico, che loro chiamavano a qualcuno del clan e lo facevano picchiare chi era. Senta, sa di qualche episodio di prestito usura delle due sorelle Aieta, Rita e Anna? In che senso? Non, di qualche episodio di usura che le conosce, di qualche soggetto che ha avuto i soldi da loro ed è stato eventualmente picchiato perché non restituiva nei termini? Ancora no. Non mi ricordo. Cioè di qualche vittima in particolare, non ci provo, andiamo avanti. Senta, invece, poiché prima abbiamo lasciato in sospeso una risposta... Quando lei ha introdotto la vicenda di Luigi Galletto che dava la mesata, ma poi prima c'era quel Perrotta che dava la mesata, ma ci fu il sospetto che non pagasse perché Vastarella si era lamentato, chi è che risolse il problema? Chi è che intervenne? Lei disse Ettore Bossi lo picchiò su ordine? Forse però già su ordine suo, che altri posti non prendeva ordine da nessuno. Chi doveva prendere ordine? Ettore Bosti. Non mi ricordo se mi ha risposto sul punto, però se mi ha risposto non fa niente. Volevo sapere se Salvatore Botta nella vicenda Perrotta aveva era anche lui stato inserito, se si era inserito anche lui. Sì, l'ha picchiato, l'ha frustato anche. È perché ti diceva com'è. Come fa a saperlo? Cosa? Come fa a saperlo? Tramite Ettore Bosti che io sta, perché Ettore che io dormivo io con Ettore Bosti è lo stesso letto che dormivamo Ettore Bosti, ma tutti i giorni, tutte le notti. Senta, lei prima ha detto Enzo Tolomelli il Grande, ma perché c'è anche un altro Enzo Tolomelli? Sì, il piccolo,
Harry Potter. Detto Harry Potter, è parente sì. del grande? Di Enzo sì, 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 che il figlio del suo fratello di Vincenzo Tolomelli grande, portano lo stesso nome e cognome. Sa se Tolomelli Enzo il piccolo ha mai avuto rapporti con Ettore Bosti? Sì, già aveva, ma così, che lo accompagnava avanti e indietro qualche volta, lo portava avanti e indietro, oppure... qualche volta se Ettore Bosti che si andava a fare qualche vacanza a Riccione, a Milano Marittimo, in Spagna, che si portava anche a Vincenzo Tolomelli piccolo insieme a lui. Senta, ma lei sa anche distorsioni di cui si occupava Ettore Bosti, lei ha avuto qualche ruolo in questo settore? No. Le estorsioni non l'ha mai fatto Ettore Bosti. Senta, invece, se le bancarelle al mercato del Borgo Sant'Antonio Abate pagano una quota, un pizzo, qualcosa, a chi? Se sì, a chi? Sì, sì, pagavano... €50 a settimana tutte le bancarelle e questi soldi che andavano a Clan Contini per pagare a tutti quelli che stavano in carcere oppure gli affari della droga che loro investevano tutte queste cose. E chi è che riceveva i soldi? Chi li raccoglieva €50 dalle bancarelle? Ci stavano gente del Bovero come Pippo che stava insieme a Gattonino Cristiano, ci stava Fabio che fratello di Tonino Cristiano, ci stava uno era cotto, basso e brutto, come che si chiamava? Gennaro questo qui stava sempre insieme stava anche lui insieme a Tonino Cristiano anche questo Gennaro. E poi Tonino Cristiano una volta raccolti i soldi che ne faceva? Ci li portava a Salvatore Botto. Senta, tornando a Rita Ieta, ma aveva anche un ruolo per decidere le mesate, chi le doveva avere, chi non le doveva avere, le sa qualcosa al riguardo? Cosa? Le mesate, Rita Ieta, che lei prima ha descritto in varie situazioni, diciamo un ruolo abbastanza ampio, ma sa se aveva anche, pagava, diciamo aveva la voce in capitolo sulle mesate, chi la doveva avere, chi non la doveva avere? Sì, ma se lei diceva una cosa e diceva, per fare un esempio, diceva Antonio non doveva avere più la mesata, non ce la davano, perché anche lei, pure lei che contava. Ma sa di un episodio? Ascolti, sa di me... Lei ha mai sentito parlare di Pietro Falco? Sa chi è Pietro Falco? Sì, 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 qualcuno ha affiliato a Clan Contini. E lui non aveva più alla mesata da Clan Contini. Perché? Come mai? Questa cosa non mi ricordo tanto, però lui
Non l'aveva più, non so perché, che si litigò sua moglie, non so con chi, della famiglia Bossi, della famiglia Ieta, e loro per rispetto che non ci passavano più i soldi. E sa, se poi l'ha avuta, grazie a chi l'ha avuta poi la mesata, Pietro Falco? Non mi ricordo poi dopo. Senta, in aiuto alla memoria, 10 dicembre 2009 il verbale... Sì. Le disse, Ieta Rita, dico che una persona che comanda il clan Contini ha voce in capitolo anche sulle mesate. Ricordo ad esempio che tolse per alcuni mesi la mesata a Pietro Falco, affiliato al clan Contini, zio di Gaetano Esposito. Ciò perché la moglie di Pietro Falco non l'aveva salutata rispettosamente. Ora se lo ricorda? Sì. Sì, lo conferma? Sì. Ma sì, che l'ho detto che... Sì. Sì, infatti... che lei avette un problema con la famiglia Bosti, o aiuta alla moglie di Pietro Falco, e stesso la famiglia loro aiuta per fare con rispetto che non ci hanno passato più la mesata. Allora le ripeto la domanda, vediamo se lo ricorda. Sa come si è risolta la storia? Chi è intervenuto per far avere di nuovo la mesata a Falco? Si ricorda? No. Allora, ancora non mi ricordo, sì. Dottoressa. Quindi, le disse, fu proprio l'intervento di Nino Esposito, quindi Nino sarebbe Gaetano Esposito? Quello di cui ha parlato prima? Nino Esposito che... che stava nel gruppo nostro di Ettore Bosti, e lui parlò con Ettore Bosti per questa cosa, per suo zio. Quindi per far di nuovo avere la mesata allo zio. Sì. Senta, ma sa se Ettore Bosti aveva qualche attività economica, diciamo apparentemente lecita, negozi, società, commercio? Sì, lui aveva un magazzino, elettrodomestici, che lì dentro che vendeva le TV, i telefonini, il computer, però se tu volevi acquistare anche una casa, anche una villa, e andavi da lui e dicevi, guarda Ettore, io che mi voglio comprare questa casa, però lui te la dava a scontare, dai, io ti comprava tutto, dentro a quel magazzino. Erano prestiti? Sì, c'erano prestiti. Sì. Con gli interessi? Sì, è logico. Che tassi? Fino a 90, no, a 30, 30%. Mese, anno, 30%? Sì, a mese. No, a 30% al mese. Senta, in questo negozio dove stava? Stava... A Castava Giugiu, San Giovanni e Paolo, a Castava San Giovanniello. Ed era interessato lui solo dalla gestione di questo negozio? No, ci stava uno, qualcuno, Pierino. Scusatemi un attimo, voglio che... Perché lui che prendeva il 30% sopra 1.000 euro al mese, se lui voleva 1.300 euro. Questo è, capite? Come... 1.000 euro, 1.300 di... interessi al mese. E poi passava un giorno o due giorni, lui
Lui faceva contare anche quei giorni, che degli interessi, perché lui poi stava aspettando, capito? E se poi uno non pagava, che succedeva? Si prendevano la casa, oppure lo picchiavano, oppure queste cose qui. Lei ha assistito a qualcuno di queste? Finiva male. Cosa? Finiva male, che hai detto? Non so che. È che finiva male. Se qualcuno non, se anche uno se uno che il giorno 17 oggi e che doveva andare da lui a dargli i soldi e 1000 euro a mese che ci stava scontando una casa e sto qui ogni mese ci doveva dare 1000 euro a mese, 1003 a mese, e se non andava il 17 andava magari il 21 lui che voleva 1500. Senta, lei ha assistito a qualcuno di questi episodi in cui è stato picchiato il debitore che non pagava nei termini o gli hanno tolto qualcosa, un bene, una casa? Sì, anche... a vari... cosa? Dica, a vari? A vari di loro che sono successi queste cose, per ora non ricordo tanto perché... Cioè, perché i nomi di questi compratori lei non se li ricorda? No, di questi tanto. Che compravano, si facevano i sali di soldi. Senta, invece tornando sempre alla gestione di questo negozio, ma la madre di Ettore aveva un ruolo anche in questo negozio di elettrodomestici, che le sappia o no? Sì, dava chi soldi con l'Andres. No. Senta, ma... Allora... lei ha mai sentito parlare di Pinuccio De Rosa? Pinuccio De Rosa è diciamo che con prestanome è della famiglia Ieta e della famiglia di Salvatore Botta che gestiva chi soldi loro. L'ha conosciuto personalmente lei? Cosa? Lei l'ha conosciuto personalmente? Sì. Quando? Io lo conosco da quando ero piccolo. Poi crescendo e mi sono messo con Ettore Bosti e l'ho conosciuto. E sapevo che lui perché spesso che parlava sempre con Salvatore Botta nella casa, dentro a una casa dove capitavo io, questa qui era mia zia, diciamo mia zia, era la suocera di mio zio Alfredo, andavano a parlare nella casa della suocera di mio zio Alfredo. Quindi andavano a parlare De Rosa, Pinuccio e Salvatore Botta in questa casa. Senta, ma quindi lei ha detto investiva i soldi delle famiglie, sa altro di lui? Che tipo di investimenti aveva? Che tipo di rapporti aveva con le famiglie proprio, con le Aieta e con, anche con i capi, con i mariti? De Rosa Giuseppe? Lui ci aveva un bar un ristorante giù all'ospedale San Giovanni Bosco. E lì chi ha investito con quei soldi era
era stata la famiglia Ieta. E poi io come sapevo, che me lo disse anche Ettore, che lui aveva un centro commerciale non so dove, Aversa, Caserta, non so dove. Comunque queste zone qui, o Aversa o alla Caserta aveva. Questo so, questo Giuseppe De Rosa. Senta, ma il bar e il ristorante erano gestiti solo da Giuseppe De Rosa o anche da altri? Dalla moglie, dalla famiglia sua. E sai, i proventi del bar e del ristorante a chi andavano? No, questo no. Però si sa... No, che non lo so, però sapevo che... Che lei ha detto di Aieta, lui... hanno messo i soldi. Ci spiega un attimo? Che lui che investiva soldi per la famiglia Ieta e per Salvatore Botta, penso che andavano a loro i soldi. Ogni mese lui gli dava le quote, la quota di mensile che lavoravano, quello ed altro. Lei ha conosciuto anche qualcun altro della famiglia De Rosa, di De Rosa Giuseppe, del bar? Oh, so a sua mamma, a suo padre, Teodoro, sua mamma, cosa? L'ha conosciuto Teodoro? Sì. Stava sì, nel sì, bar? Cosa? Stava nel bar, dove stava? Sì, stava a bar anche lui a volte, alla mattina stava a bar... dietro al bar. Stavano tutta alla famiglia, le sorelle, i figli, i nipoti, stavano tutta la famiglia. Sente, Botta Salvatore, quindi era in rapporti con De Rosa Giuseppe, stava dicendo prima. Sì, che erano ottimi, ottimi amici. Erano ottimi amici, dai. Facevano anche affari assieme, sì. Gli affari di cui stiamo parlando. Sente, ma sì. Anche la famiglia di De Rosa Giuseppe era in ottimi rapporti con Botta e con, eventualmente con altri, con Lea Ieta, così come stava dicendo prima del padre di De Rosa Giuseppe? La famiglia sia Ieta... stava bene con la famiglia De Rosa, sì, stava bene. Lei sa, dica. Prego, prego, dica. In che senso quindi c'era questi contatti tra le famiglie di De Rosa Giuseppe e le famiglie che le ha descritto prima? Diciamo la famiglia Ieta in senso ampio. Erano ottime, stavano in ottima amicizia perché loro chi investivano soldi in faccia a lui, perché lui era una faccia pulita, era per loro. Stavano bene con le famiglie lui, sì con Botta e sì con Aieta. Senta, l'hai mai sentito parlare di Carluccio? De Feo, ma sentito? Sì, l'ho risposto, sì. Ah, non abbiamo sentito. E chi conosce, chi sono, come li inquadra, quando li ho conosciuti? Un po' di... Che ho visto una volta solo Ciro di Carluccio perché accompagnai il proprio Ettore Bosti a parlare con lui proprio giù all'ospedale del San Giovanni Bosco, che lui che si mise a parlare con Ciro
con Ciro di Galluccio. E qual era l'argomento? Ma non so di quello che si sono detti, però perché stavo di sparte, che loro che si misero sotto abbraccio e si misero a parlare. Ed ebbe qualche notizia da Ettore Bossi riguardo questo incontro, lei? No, non mi ricordo che doveva avere dei soldi Ettore, no... che doveva avere, che voleva dei soldi. E solo Ciro di Carluccio ha conosciuto qualche altro che abbia questo cognome? Gerardo di Carluccio. E chi è? Scusi, Gerardo di Carluccio è legato a Ciro di Carluccio o no? Sì, sono fratello. E come l'ha conosciuto Gerardo di Carluccio? Gerardo di Carluccio non l'ho mai conosciuto, l'ho visto di vista, sapevo che loro erano chi prestanomi del clan Contini, che avevano varie pompe di benzina sulla doganella della Jeep, tutta Jeep, a Jeep a Cossomatto, a Jeep dove sta il McDonald's, a Nola, a Volla, giù alla Stadera, a queste zone, che aveva una ferramenta giù San Giovanniello, proprio dove si mettevano gente dei clan Contini. Quindi attività economiche, ma il legame con il clan Contini che lei... qual era? Insomma, lei dico, ho visto una volta Ciro e Gerardo Mai, se ho capito bene. Giusto? Ci spiega un attimo. Se c'era, quindi... Lei ha detto erano i prestanomi, ci spieghi che cosa intende, che cosa sa lei? Una volta... che accompagna Ettore Bosti fuori alla villa di Carlucci, e io aspettai fuori e lui perché lui si fece dare sì, ricordo bene, 600.000 euro, 700.000 euro dai di Carlucci, che entrai nella sua villa alla sopra... io ne ho amicizia via Filippo Maria Briganti che ci sta con una villa a tre piani e lì qui abitano loro e lui andai dentro dai di Carlucci Ettore Bosti uscì con la borsa della Witton da scuola, dai, quella là della scuola che si mette a tracollo e ci aveva dentro 700.000 euro, 600.000 euro, perché lui andò a perdere dentro a una bisca di carte, perché giocai a carte con degli amici e persi a carte.
Chi erano questi con cui aveva perso? Con chi è che aveva perso questi soldi? Chi perse questi soldi? Cosa? Con chi aveva perso i soldi, Ettore Bossi? Con chi? Con dei clan, vari clan, perché ci stava... Stava con Ciccoletto a fuori grotta e dentro lì che giocavano a Zicchinetto e ci stavano vari clan, clan dei Sarno, dei decisionisti. Vari clan di Napoli stavano. E quindi poi sono stati pagati da Ettore Bossi questi i vincitori, della partita? Sì. Chi è che gliel'ha dato i soldi? Chi è che ha consegnato i soldi? Nino Esposito, che li consegna a uno che si chiamava Salvatore che si chiamava questo qui che abitava a Cosoli, a Castaghetano, che abitava questo, e questo qui era quello lì che diciamo che stava nella sala dove che si giocava a carte, e questo qui che manteneva anche questi soldi, che stava con i contatti con questa gente che lui faceva da garante, che faceva. Senta, questo Salvatore. Lei ha detto è stato presente quando è andato a prendere i soldi Ettore di Carlucci, e poi è stato presente e quando Nino Esposito li ha portati in pagamento, lei era presente? Sì. E quindi chi siete andati voi due? Chi è Nino? Siamo andati da questo Salvatore Cocuaglione. Senta, ma... lei ha conosciuto qualcun altro che lavorava in queste pompe di benzina che lei ha descritto prima? Stava con un certo Giovanni che era pelato, alto, e che questo qui veniva sempre sul rione, e che parlava sempre, che andava a parlare sempre. Sempre con Salvatore Botta. E in quale pompa lavorava, in quale distributore di benzina lavorava questo Giovanni? Lei lo sa? Quella lì dove sta il McDonald's, giù alla doganella. Questo Giovanni veniva solo da Salvatore Botta, l'ha visto anche in altre circostanze? Andava pure da Ettore Bossi nel suo magazzino che ci portava, che ci andava a portare degli scontrini, che gli portava degli scontrini, e poi ci ha sempre portato, cioè gli ha portati sempre dei buoni della benzina. Non ho mai domandato cosa erano quegli scontrini, ma erano tanti scontrini. Erano come esempio quegli scontrini quando lei va a comprare qualcosa da qualche parte e paga con il bancomat, con la carta di credito. E portava anche altro questo Giovanni ad Ettore? Oltre ai buoni benzina, questi scontrini, lei ha visto se portava anche altro? Dei fogli anche, lo portava.
Ha mai visto assegni? Scusi, De Feo, ha mai visto assegni da riscuotere? Sì, 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 anche assegni ci portava. Assegni, sì. Senta, sì. Invece da Botta Salvatore questo Giovanni perché andava? Questo qua ora non mi ricordo adesso, però lui ci andava a parlare pure con Salvatore Botta, andava a parlare perché quante volte che l'ho visto lo andava a fermare, no? Salutarlo. Ci dicevo Giovanni, ma dove stai andando? E lui diceva da Don Salvatore. Senta, invece Ettore Bossi, in che rapporti era personalmente con Gerardo e Ciro Di Carluccio? No, stava bene, perché io ve l'ho detto che l'ho visto solo una volta, io l'ho accompagnato ai tre posti a parlare con Ciro Di Carluccio. E poi quella volta che lui è andato a prendere questi soldi, sì. Però per dargli questi soldi subito, 700.000 euro subito, entro 3 minuti di roba, che è entrato è uscito dopo mezz'ora, penso che stanno in ottimi rapporti, no? Buoni, in ottimi rapporti. Sa, se anche in altre circostanze Ettore Bossi ha chiesto aiuto a Di Carluccio per qualche motivo? Non mi ricordo, dottoressa. E sa come si rivolgeva a loro, come li chiamava, per nome o con qualche appellativo? Lui, per rispetto, lo chiamavo zia a Ciro Di Carluccio, perché solo quella volta io l'ho visto e lui l'ha chiamato zio, buongiorno zio, questa cosa. Ma lei sa se Ettore Bossi è andato altre volte a Rio, diciamo da loro, dai fratelli Di Carluccio, anche in sua assenza intendo di De Feo Vincenzo, che lei non c'era? Sì, io qualche volta è andato perché io quando io scendevo dal Rione Cacamicizia vedevo Annina Esposito fuori a questa villa e mi fermavo e dicevo Nio, ma cosa stai facendo qua? E lui andava a dire a lui che ti aiuta a accompagnare che ti aiuta a accompagnare al combar a due Di Carluccio. Scusi, il compare che Nino Esposito aveva accompagnato, chi era? Ettore Bossi. Al compare, diceva lui. Senta, e sa, si è chiesto aiuto anche per qualche contrasto, Ettore Bossi, che se c'era qualche contrasto, chiedeva, ha chiesto mai aiuto a Di Carluccio? Contrasti interni al clan o esterni al clan? Ho capito la domanda. Certo. Sa, se Ettore ha mai chiesto aiuto a Di Carluccio anche per qualche problema, contrasti che c'erano dentro o fuori dal clan? Questa cosa non mi ricordo, dottoressa. Lei nel verbale del 10 dicembre 2009 disse, almeno una volta al mese va per parlare di affari, ma anche di qualsiasi guaio e contrasto che abbia avuto con altri esponenti di spicco del clan Contini. Ah, sì. E sa...
6. Ma li sto impazzendo anch'io perché sono state messe con diverse. Pure io sto impazzendo. Sono questi. Questi sono i verbali. 10 dicembre 2009. Vabbè, quindi se lo ricorda sto papà, ma si ricorda perché l'ha sentito dire o ha visto qualche situazione? No. No, eh? No, l'ho sentito dire. Comunque scusami se non ho ricordo bene. Non si preoccupi, non si deve scusare. Perché ho fatto un anno e mezzo di chemioterapia e penso lei? Sì, io. L'ho finita adesso, un mese e mezzo fa. Ma lei è in grado ora di andare avanti? Sospendiamo un attimo, sta facendo ancora le chemio? Sì, posso. Sì, tranquillo. Quanto sì. Dura ancora? Quanti verbali ci sono? Presidente, ancora un po'. Ci sono tutti quelli del 2010. 2009. Ha citato il 19-12 2009. Sì, sì. Ah, ma non hai esaurito. No, questo detto, mancano ancora quelli del 2010, sì. Volete sospendere un poco, due minuti, per bene, pausa presidente. Pranzo? Sì, grazie. O pausa caffè? Russo? Mi pare che si chiami Russo, come si chiama? No, si chiama De Rosa. De Rosa, chiedo scusa, poi non li conosco. Possiamo togliere il collegamento e ci aggiorniamo alla prossima settimana del 24 maggio. Presidente, chiedo scusa, il 24 è ho capito. L'astensione è anche i detenuti hanno detto che aderiscono all'astensione. Lo dobbiamo comunque chiamare. Quindi... No, sapete perché? Perché noi abbiamo predisposto la videoconferenza. E dobbiamo fare un forzo, chiamiamo, loro aderiranno e noi rinvieremo. Oh, quindi ci sarà l'udienza giusto per l'astensione, Presidente. Sì, per però il collegamento si deve fare. Perché poi, non lo so, possono sempre cambiare idee, altrimenti rimaremo scoperti. Non c'è problema, se vogliono aderire. Presidente, se vuole dare atto della mia presenza per De Rosa e poi prima di scollegare se mi può autorizzare al telefono. Sì, grazie. Come si chiama lei? Non mi ricordo. Avvocato Stefania Steri. Allora, prego. Presidente, prima di riprendere, no, solo una cosa, perché poi alcuni avvocati se ne andranno. Volevo dare un avviso di deposito. Sono depositati presso la mia segreteria, quindi per le prossime udienze, ulteriori verbali di De Rosa Teodoro, data 25 giugno 2015, 8 luglio 2015 e 16 marzo 2016. De Rosa Teodoro. E poi due ulteriori verbali di Giuseppe De Rosa, 12 e 15 ottobre 2015, grazie. Ma De Rosa Teodoro, sì, sta nell'altra rissa testi, sì, va bene, va bene. Va bene, allora può continuare, grazie. Per De Feo, prego. Allora, De Feo, senta. È arrivato anche l'avvocato De Simone. E sostituisce, e si è allontanato l'avvocato Picca e lo sostituisce lui. Così. Prego, prego. Allora, senta, ma lei quindi una sola volta ha accompagnato Ettore Bossi da Ciro Di Carluccio? Mi sente, De Feo? Presidente, chiedo scusa, ma credo che l'abbia già ripetuto molte volte il signor De Feo questa circostanza. Ritorniamo nuovamente a fare... È sempre la stessa circostanza riferita. Certo, vorrei che spiegasse una distonia rispetto a uno dei verbali che i difensori conoscono. E allora faccio la contestazione d'aiuto della memoria. Lei disse, mi sente De Feo? Sì. Disse nei verbali, ora le dico anche quale, che l'aveva accompagnato diverse volte. Ci può spiegare se ricordava male allora, ricorda male ora? Ci spiega questa circostanza? Sì, che l'ho detto, che l'ho solo accompagnato, ma
Ma non no stavo presente, solo una volta sono stato presente che ci stava questo Ciro, ma le altre volte l'ho accompagnato che io sono andato via. E poi dopo un'ora che lui diceva, ora sono l'una, vieni alle 2:15, ok. E io passavo, andavo a passare che spassavo, se lui stava fuori andavamo, se lui non ci stava ancora fuori, io per le 2:15 doveva fare sempre quello, avanti e indietro fuori a quella villa. Senta, un'altra cosa, ma lei ha mai sentito o conosciuto, sentito parlare di Ciro Manti, cioè, sa chi è? Chi era? Sì, conosco Ciro Manti, cioè, che era il prestanome del clan Contini, che lui che ci aveva vari esercizi commerciali, in senso che vendeva panni, panni della Ferrei, dell'abbigliamento, ce n'aveva due, ce n'aveva uno a Piazzotto Galli, un altro ai Ponti Rossi. Senta, ma Ciro Manti poi ha smesso di fare questo, lei che cosa sa? Sì, come ho sentito da loro sempre nel bufero che ci hanno tolto i soldi da mano a lui, l'hanno picchiato anche. Ma qualcuno l'ha sostituito Ciro Manti? C'è uno più persone che le sappia? No, questo non mi ricordo questo. Senta, invece le volevo chiedere un'altra cosa. Lei ha mai sentito parlare di due fratelli che si chiamano Mario e Diego? Sì, Ambrosio. Ambrosio, chi sono? Ambrosio. Questi qua vendevano panni all'incrosso, questi qua si facevano dare chi soldi da Salvatore Botta per comprare questi panni. Lei come fa a dirlo? È perché loro stavano sempre un giorno sì e un giorno no che venivano a parlare da Salvatore Botta e parlavano sotto a sotto al palazzo dove capito io, e parlavano di questi panni e di questi soldi. Quindi conosce di persona Mario e Diego Ambrosio lei? Sì. Ci sta Mario, che è un po' grosso, e Diego è secola. Senta, che tipo di abbigliamento era? Cioè era una, come dire, una vendita? Vendevano panni all'incrosso, panni delle varie delle varie marche di abbigliamento. Erano marchi leciti, contraffatti, tutte e due? Lei che cosa sa? No, falsi, erano falsi, originali, era tutto. Sì, falsi e sì, originali. Senta, c'è qualcun altro che lei sa aveva rapporti in questo settore di abbigliamento con Salvatore Botta come finanziatore? Sì, una certa Canna d'Orta, Anni, lei l'ha conosciuta Anni, Anna d'Orta? Sì, la conosco.
E dove svolgeva la sua attività? Chi è? Come è in collegamento con Salvatore Botta? Lei c'aveva... aveva un pub con un bar per la capia nazionale che si chiamava le Chic, e poi c'aveva con deposito di abbigliamento sul ponte di Casanova, dove vendevano anche lei e il suo marito Roberto, che vendevano questi panni all'ingrosso pure loro. E come fa a dire che Annie e suo marito Roberto erano legati a Botta Salvatore in questo settore? Se stavano sempre insieme. Chiedo scusa un momento, Presidente, c'è opposizione, perché il test non ha riferito quello che il pubblico ministero ha riassunto, diciamo, mi è parso un po' diversa la versione offerta al collaboratore. Se andiamo a risentire, io ho detto c'erano altre persone oltre ai fratelli Ambrosio che avevano rapporti di questo tipo in questo settore ed erano finanziati da Salvatore Bot, e lui ha detto a Annie. Sì, ho detto di sì. Questa è la domanda che ho fatto. Va bene. Posso andare avanti? Vorrei capire se è quello che ha detto il collaboratore, se lo conferma. Se è quello che lei ha riassunto adesso, vogliamo chiedere al collaboratore se è questo che... No, che ha detto. La domanda non ha fatto, l'opposizione si è respinta, giusto? Poi mi dica lei, Presidente. No, può continuare, prego. Grazie. Allora, senta, stavamo dicendo, quindi come fa a dire che c'è questo collegamento tra Annie e suo marito Roberto con Botta Salvatore? Come fa perché... a dire? Sì, perché li vedevo spesso Annie di andare... la casa di Salvatore Botta poi se ne andavano ogni settimana che prendevano la loro barca e se ne andavano a Capri ogni sabato e le domeniche di estate. Senta, c'era un luogo dove si incontrava Salvatore Botta con le persone di cui abbiamo parlato ora? Che lei ha detto li vedevo spesso incontrarsi, gli Ambrosio, dica. Allora, con Mario e Diego si vedeva sempre dentro alla casa della suocera di mio zio Alfredo, sempre lì. Dove sta? Sopra una camicizia, dove che capito io? Dove abita lei? Sì, a fianco alla mia casa, a fianco a me proprio. Ascolti un attimo, in questa casa... Sì, prego, prego. In questa casa che lei dice dove abita, cioè nel palazzo, non ho capito dove sta casa sua, questa casa della suocera. Dove, mia? Lei ha detto la casa no. della suocera. Spieghi bene. Se Salvatore Botta dovevo fare gli incontri con qualcuno del clan... che doveva parlare eccetera, doveva parlare con altri clan, con gente di clan che andava nella casa della suocera di mio zio Alfredo. Questo Mario e Diego andavano sempre lì a parlare con Salvatore Botti, invece sia Canna d'Orta, Annie, e sia suo marito Roberto
ma che andavano nella sua casa a parlare. E la casa di Salvatore Botta, dietro da lui. Senta, ma i rapporti con i fratelli Ambroso sono sempre stati buoni con Salvatore Botta? Sì, e poi negli ultimi periodi lui l'ha fatto anche picchiare come so io che li caccio anche da Napoli. Perché? È perché loro dovevano dare soldi a Salvatore Botta. E quando è accaduto questo fatto che, come ha detto lei, se ne andarono da Napoli, li fece cacciare da Napoli? In che anno più o meno? Nel 2009. Poi lei, poi sono tornati, lei che cosa sa? Se li ha visti o non li ha visti? Poco dopo, dopo mesi che li ho visti di nuovo, è lo stesso loro che andavano a parlare da Salvatore Botta e con tutto ciò che lui... Che l'ha fatto, l'ha fatti picchiare anche proprio sotto al palazzo dove capitavo io. Senta, con Ettore Bossi l'hai avuto mai modo di parlare di questi investimenti di Salvatore Botta? Sia con Anni, con Roberto, con Di Ambrosio, lei ha avuto modo di parlare con Ettore Bosti? Sì, mi disse solo che il pub Pagavia Nazionale, che era il suo, di Salvatore Botta, era il pub. Glielo disse Ettore Bosti? Pub e bar insieme. Sì, pub e sì, bar, che erano insieme questi due, che stava sì sopra e sì sotto. Ed Ettore Bossi glielo disse a lei? Sì, sì, prego. E fece qualche commento sul punto, sugli investimenti di Salvatore Botta, economici? Diceva che lui che si stava allargando tanto e che stava... Che stava mangiando solo lui, questo e quell'altro. Ve l'ho detto anche prima che fra loro, fra la famiglia Ieta e la famiglia Botta, che non erano... che non si guardavano bene. È sì. Proprio chi era che metteva il casino in testa a lui, a Ettore Bosti, che era sua mamma, che diceva quello, vedi cosa sta facendo, che sarà avuto il papà a casa, che sarà avuto a garage, giù a Rione, sarà avuto chiesto che sta qua, ma che stava c'è, era sua mamma che... Senta, ma lei sa di qualche episodio specifico per cui appunto la signora o altri della famiglia ce l'avevano con Salvatore Botto? C'era un motivo anche, c'era qualche episodio specifico che era accaduto? Era accaduto a parte che si litigarono con la figlia, la figlia di Rita Ieta e la figlia di Anna Ieta, che si Flora, se Flora Bosti e se sia Rosaria Mallardo, perché si sono litigate con la figlia di Salvatore Botta, con Lucia Botta. E c'era qualche altro episodio che invece riguardava proprio il padre, cioè proprio Salvatore Botta? Si ricorda? Oh, che Ettore
Su queste cose che lui che faceva Salvatore Botta, che apriva di qua, apriva di là, che voleva comandare lui, e dai, sul rione, e a lui non ci stava bene, né a sua mamma né a lui, e infatti negli ultimi tempi che si era parlato anche, che parlarono giù a Borgo, che lui, che Ettore Bosti, che voleva fare anche fuori a Salvatore Botta, che parlava con Tonino Cristiano. Lei era presente a qualcuno di queste, occasioni? Sì. Stavamo fuori a bar. E tra i motivi di questo assio, lei sa se c'è qualche motivo collegato a un arresto di Patrizio Bosti? Sì, quando lui, quando fu l'arresto di Patrizio Bosti, che lui se ne andò a fare la vacanza a Dubai. Ma lui chi? Salvatore Botta. E perché non poteva andare in vacanza? Ci spieghi, che era successo? Viene arrestato con un boss, con un capo, e tu stai con lui, cosa fai? Vai a festeggiare? Non era ben guardata questa cosa sopra a Carrione. Senta, tornando quindi a quando poi lei si occupa in particolare della droga insieme ai tre soci, diciamo, quali piazze rifornivate? Alle piazze di Foria, di Connolo. Chi c'era al Connolo? A chi la davate al Connolo? Come si chiama qui? Cosoli. Recibo. Che fa di cognome russo, perché non mi ricordo il nome adesso. Dottoressa Jenny, Gianni, Giovanni, una cosa del genere. Ha mai conosciuto Bove Luigi? Sì. E che fa? Sì. Bove Luigi stava lui nel Connolo, ma però doveva dar conto a questi qua del Sorrecillo, dove da conto sia Sorrecillo e sia a Mimì giù alla Statera. Avete mai rifornito anche Forcella come piazza di spazio? Sì. In particolare, sì. Se lei si ricorda. A Cacarogna. Avete mai rifornito? Lei ha mai conosciuto una persona soprannominata Zanetti? Sì. Chi è? Sì. Che faceva l'erba lui, più che altro. Faceva l'erba. Erba? Sì, l'erba. Cosa? L'ha conosciuto personalmente? Sì. Sa come si chiama? No, chi nome no, so solo che noi lo chiamavamo Zanetti, lo chiamavamo a questo. Senta, quando prima lei ha detto a un certo punto Gino, Cielo e Mastellone spendono troppo, quindi non vogliono più continuare in questa situazione nella piazza del Borgo, che succede? Loro, dopo che entrano a società con Ettore Bosti, poi loro che
perché loro si pensavano di fare una cosa buona, di mettersi a società con Ettore Bosti, invece per loro fu una cosa male, perché non andava bene più nelle piazze. Loro le andarono a lasciare le piazze di droga. Sa se ci fu una sostituzione, se qualcuno la decise, chi la decise? Sì, io tossero ai Gini, no che tossero, stesso loro che sono usciti dalle gestioni delle piazze di droghe, e dopo di loro che sono entrati, chi è che è entrato Gennaro Granieri, ha detto Sandokan. E questo qui è il suocero del figlio di Galletta Luigi. E sa chi è che diede l'ok, diciamo, per questa sostituzione? Salvatore Botto. Senta, si ricorda di qualche episodio in particolare relativo alla droga destinata a Gennaro Sandokan? Successe che ci fu un problema una volta? Oh, non ricordo, dottore, che è un problema che lui, perché Ettore Bosti che vendeva pure la droga agli altri, lui però lui personalmente lui, e lui voleva che Gennaro che se la doveva prendere anche da mano a lui. Si ricorda di... ha mai sentito parlare di Memoli, padre e figlio? Sì. E che cosa era successo? Chi erano e che era successo? Stavamo... quando stava Ettore, questo Giuseppe Memoli, Peppe, che si chiamava, che aveva la droga a casa sua, sopra casa sua, e questa droga che era di Ettore Bosti. E che infatti quando lui fu arrestato, che dissero sua mamma e suo padre che a lui che ci hanno messo queste foto avanti di Ettore Bosti, di Mimmo Festa, di tutti questi qua, di Clan Contini. Ci faccio capire un attimo. Quella droga che stava a casa sua che era di Ettore Bosti. Quanta droga era? Che cos'era? Ricordo bene che era la cocaina, se mi ricordo bene. Si ricorda quanto? Quanti chili? Quanta quantità? Non mi ricordo, un chilo e mezzo, due chili o tre chili, queste erano, non so. Non mi ricordo tanto bene. E dottoressa, chi l'ha consegnata ai Memoli questa droga? A loro? Se non mi sbaglio ce l'ha consegnato Conino Esposito o Nannone, che ce lo consegnai allora. Lei ebbe un ruolo in questa consegna? Lei, De Feo? Sì, sì. Cioè che fece lei? Io lo presi e chiamai Astasia, alla mamma di Giuseppe, a sto Peppe, e disse: guarda che ora arriva questi qua, e ha detto poco un bar, ti devi mettere questa roba sopra.
Quindi era l'appoggio, Memoli, di questa droga? Sì. È l'appoggio della droga di Ettore Bosti. E a chi era destinata? Non ho capito se l'ha detto prima, vediamo se lo ricorda. Cosa? A quale piazza? A chi era destinata la droga? A Gennaro Granieri, a Gino, a loro, erano loro la droga. Senti, poi quindi, se abbiamo capito bene, ci fu un sequestro, degli arresti, giusto? Stava dicendo prima. Sì, fecero un blitz a casa loro fu arrestato sto Memoli, sto Peppe. E poi non ho capito che stava dicendo prima, gli misero le foto davanti a loro con le foto di queste persone. Chi è che ha messo le foto davanti? Faccia capire. Allora, che noi dopo, quando fu questo blitz a casa di questa famiglia Memoli, dopo che ci mandò, che noi ci mandavamo a chiamare la mamma di Memoli, alla signora, e lei venne e disse, guarda che la polizia ci ha messo davanti queste foto che dissero... E che volevano sapere la droga di chi era e ci misero avanti, disse le foto di Ettore Bosti, di Mimmo Festa, di Gino, di questi qua. E che cosa era stato risposto alla polizia da questi qua vedendo queste foto? Che lui non li andava a conoscere. Che lui? Non li conosceva. Non li conosceva. Ma c'andò sì. anche lei presente quando andaste a prendere queste informazioni? Sì. Lei. Dov'era questa casa di questa famiglia, di questi familiari di Memoli? A Bovero, giù a Bovero proprio. Dove sta proprio questa piazza di spaccio. Però non ho capito, ma avete parlato anche proprio con qualcuno degli arrestati, dopo gli arresti, eventualmente? Con lui pure con Memoli, con Giuseppe. E come mai? Che lui... Che lui aveva uscito da carcere e stava agli arresti domiciliari da una sua zia, non so dove, lì, sempre a Napoli, a Caccaivano, a Cafragula, vicino a queste zone qui, comunque. E noi dopo che lui uscì da carcere andammo anche a parlare da lui. Per chiedere questa cosa che ha detto prima? Sì, chi andò, delle lei? Foto della polizia, di queste. E chi andò, lei, con chi? Quando dice noi, chi eravate? Io, Nino e Ettore Bosti. Nino sarebbe sempre, qual è il cognome? Gaetano Esposito. Senta, lei conosce i Varriale, la famiglia Varriale? Ho mai sentito parlare di Varriale? Sì. E chi sono? Da sì, Antonio sia Giovanni Varriale, che sta uno che abita a Bovero e qualcuno che abita sopra a Ponte di Casanova. Cosa? Chi sono loro? Come mai lei li ha conosciuti? Questi qua fanno droga e stanno con il clan di Ricciardi. Ma lei l'ha conosciuto da solo o era con qualcuno lei? Qual è stata l'occasione per cui ha avuto a che fare con questi? No, sempre con Ettore Bosti. Da solo dove andava? E perché Ettore Bosti aveva rapporti con questi? Per droga, per rapporti di droga, affari di droga.
c'era mai stato qualche problema pure con questi variale? Si ricorda qualche contrasto? È che con nipote dei variale che fece con una rapina e si fece si prese con Rolex e dei soldi a uno che vende questi panni nel vasto. E questo qui mandò a chiamare a suo nipote e lo picchiai. Chi ha picchiato a suo nipote di Variale, che fu Antonio Biondi, Antonio Muscerino. Questo nipote di Variale va da suo zio Giannino, che dice questo qui così che mi ha picchiato così, e poi andò a passare proprio Tonino Biondi, Antonio Moscerino, e questo zio questo variale Giovanni che diede questi schiaffi a Antonio Biondi, Antonio Moscerino, e poi dopo che stava succedendo veramente un casino, e si mise in mezzo Salvatore Botta, che intervenì lui subito e disse ma cosa state combinando? Ma noi siamo amici, siamo frate, ci siamo accirati frate e frate. Se stesso Salvatore Botta che feci apparare tutte queste cose. Sa, se i variali hanno un soprannome? Sì. Qual è? Antonio, che fratello di Giovanni, lo chiamano Ocupavone. Invece a Giannin lo chiamano Giannina che faccetta. Senta, non ha sentito la stenotipia. Lo chiamano Giannino? Giannina che faccetta. Senta, parlando sempre allora di punizioni, lei mi ha sentito parlare di Catalano Gennaro? Chi è? Questo qui che faceva droga anche lui nel quartiere di Clan Contini, e questa cosa la raccontai anche Gino Cella. E dissero che questo qui prendeva droga da loro, da noi, e poi lui che diceva che la droga che non era buona, perché voleva fare il prezzo più basso, e poi che si venne a sapere che lui aveva dei rapporti con i Mazzarella, questi Mazzarella che sono stati sempre contro con i Clan Contini, e il Clan Contini che l'ha fatto ammazzare. Ma lei ha mai avuto a che fare personalmente con questo Catalano prima che morisse? Sì, lo mando a chiamare, però io ancora, come si può dire, ancora non ero, che non stavo insieme a Gino, Gino Celle, Gino Mastellone, ero con loro amico che andavo con loro solo a ballare, che andavamo a Ischia insieme, a Capri, andavamo a ballare più che altro, e loro che mi dissero se
se ci potevo fare chi piacere di mandare a chiamare a questo Gennaro. Ma solo a chiamare o è andato a chiedere proprio la quota a volte lei? Lo mandai a chiamare e volevano anche dei soldi Gino, i due Gino da lui. E lui disse, digli che poi vado io. E poi da allora che non sono andato più. E poi dopo nemmeno due mesi che l'hanno ammazzato. Ma hai sentito parlare di Diego Verde? Sì. Chi era? Chi è? Diego Verde che è stato sparato da Gino Cella da Gino Cella che da Davide Cella che questo qui faceva droga sotto banco nell'arenaccia. E quindi perché è stato sparato? È perché questo qui faceva droga a sottobanco che lui faceva di nascosto del clan Contini. Senta, lei Antonio Aieta l'ha mai conosciuto? A chi? Antonio Aieta. Sì, ma no. No, personalmente, però quando io nel 2009 che stavo fuori, nel 2008, prima del mio arresto, lui che usciva da permesso, se ricordo bene, a permessi premi aveva. No, dica lei, lui? E lui, anche lui che era il responsabile del clan Contini, perché lui è proprio il cognato dei tre boss, di Patrizio Bossi, di Francesco Mallardo e di Contini. Senta, lei prima nel riferire, diciamo, delle lamentele di Ettore Bossi sul fatto che Salvatore Botta voleva mangiare lui solo, si era comprato il garage. Spiega un attimo al tribunale, ma che cos'è questa storia dei garage? Chi è che ha i vari garage in gestione? Chi del clan? Solo Salvatore Botta? Salvatore Botta che aveva dei garage giù a Carrione, che poi non... Che questo garage era di un certo Sandro Fiorentino e non so questo Sandro che doveva dare dei soldi a Salvatore Botta e lui se lo prese proprio lui questo garage. Ma sono garage a pagamento, che sono? Dei parcheggi? Sì. A pagamento, mezzi in mente. Anche altri del clan gestiscono questi garage a pagamento, direttamente o indirettamente? Sì, ci stava la sorella della mamma di Ettore Bosti che abita proprio dentro a un garage, sopra il rione Cacamicizia, che ci sta dove sta la scuola. E lì ci sta con la garage che abitavano tanto, io parlo del 2009 quando stavo ancora io fuori libero, che abitavano dentro a quel garage a Carmela Aieta e Ciro Maglione, che fossero, che stavano dentro lì a dormire dentro a quel garage, andavano a vivere perché ci stava una casa loro proprio dentro a questo garage e stavano anche i loro figli che vivevano con loro. E sa di altre zone dove ci sono questi garage controllati dagli affiliati? Sì, giù magari un'amicizia sopra Gloria. Un altro
Sopra i ponti rossi. Un altro. E comunque sono. Sono questi qua. I garage dei ponti rossi di sopra la Gloria. Sopra è un'amicizia, sono questi qua. Sa, se Antonio Aieta si occupava anche di questo, gestiva direttamente o indirettamente qualche garage. Sì, e giù a Caggiù San Giovanni e Paolo, proprio a casa San Giovannello, che ci stava con a garage che si scendeva per sotto e si saliva per quell'altra salita per sempre per San Giovanni e Paolo e San Giovanniello. E sa se questo garage era utilizzato solo per le macchine o per altri fini? No, pure per incontri dei clan, che se loro dovevano parlare, fare qualche riunione, andavano giù a questo garage, perché ci stavano due uscite, un senso unico e una salita che uscivi per giù San Giovanniello. Senta, lei prima aveva parlato di Rita Aieta, delle persone che lei mandava a chiamare o a picchiare, ma sa qualche uomo di fiducia di Rita Aieta chi era? Una donna che la chiamavano a Caninella o Comascolone. A Caninella o Comascolone? E chi era questa donna? È questa qui che andava a picchiare a tutti, uomini, maschi, chi erano. Era una donna fatta a maschio. Questa è la realtà. Sa qualche altro nome di persona? A Mascolona. Lei sa come si chiama questa donna? Non mi ricordo. Carmela. E il cognome? Mascolo. Il cognome lo sa? Aspetta. Marigliano, se non mi sbaglio. Non abbiamo capito, le pare? Marigliano. Faceva di cognome. Una cosa del genere. Un altro nome lo sa di qualche altra persona di fiducia? Di Rita Aieta. Sì, ci stavano vari. Pierino, ci stava. Pierino di cognome? Allora ricordo il cognome. Ci stava a Peppo Russo di Fido Giuseppe. Di qua. Fido Giuseppe, lei lo conosce? A chi? A Di Fido Giuseppe, Peppo Russo. Sì. Quindi che rapporti ha col clan Peppo Russo di Fido Giuseppe? Buoni rapporti che lui che era un uomo di sistema che andava avanti e indietro. Ha mai conosciuto Nicola Rullo lei? Sì, ma no, personalmente. Senta, allora. E Mimmo Festa, prima gliel'ho chiesto, non mi ricordo. Mimmo Festa, Domenico Festa, l'ha mai conosciuto? Detto prima. Sì. E,
C'è qualche episodio che riguarda Vimmo Festa e la sua famiglia, i suoi familiari, si ricorda? De Feo, ho sentito la domanda? De Feo, mi ha sentita? Sì, l'ho sentita. Se lo ricorda? Non mi ricordo adesso, dottoressa. Senti, chi è Paolo Fabricini? Mio zio. E che faceva? Chi è? Che fa? Mio zio era... che ci aveva le piazze di droga a Capodichino. Però lui pagava al clan Contini, però lui non voleva che prendeva questa droga da mano a loro. E l'hanno ammazzato. Senta, dica. Un giorno chi andai proprio dietro al vico di mio zio, andò Mimmo Festa, che mio zio stava dentro al bagno, stava dietro al vico di mio zio che ci stava... Stava con una piccola bottega e stavano dentro lì la famiglia, mio nonno, i miei zii, loro. Mio zio stava in bagno, entrai questo Mimmo Festa con la pistola che voleva mio zio. Sentì un colpo sparare, perché quando entrai con la pistola mio nonno, le mie zie si misero a urlare. Lui uscì dal bagno, prese il coltello e ce lo diede dietro alla testa. Lui chi? Suo zio o Mimmo Festa? Mio zio. Alla testa di Mimmo Festa. Sì. E così finì quell'episodio? Poi dopo poco l'hanno ammazzato. Senta, le faccio solo qualche altra domanda su un altro argomento. Lei conosce la zona dove sta il Flacabè? Che cos'è il Flacabè, questa zona dei Ponti Rossi? Una zona... Che ci sta la discoteca e ci sta il ristorante che è gestito da un certo Ciccio. E questo ristorante è sopra lì, è della famiglia Ieta, sopra il Votto Santo. Della famiglia Ieta, che loro lì fanno feste, fanno tutte queste cose qui. Come fa a dire che è della famiglia Ieta? Sì, perché è proprio di Antonio Ieta, è proprio di Peccerino, quel ristorante che sta lì sopra. Come fa a dirlo? Quindi che cosa, come l'ha saputo lei, come, da sì, quali circostanze? Sì, perché andavamo spesso a mangiare lì sopra lì e poi ci abbiamo dato anche sempre la droga a questo qua che gestiva questo ristorante e questa discoteca, questo Ciccio, che abita proprio... che abita giù ai Ponti Rossi, proprio dopo chi ponti ci sta con una villetta e lì che abita questo Ciccio. È proprio questo Ciccio che ci disse, a parte lui, che lo disse anche e lo disse pure
pure Kettore, che quel ristorante che era suo, che era loro. Ma questo Ciccio come si chiama? Ciccio è un appellativo, sai? Ciccio è che il soprannome, ma non ricordo. Francesco che si chiamava lui. Lei di persona l'ha visto, l'ha conosciuto, ha detto, no? Sì, ci ho dato anche la droga a questo, che lui che mi chiedeva spesso con regalo, e ogni tanto che ci davo questa cocaina. E quante volte che andavo a mangiare con la mia ex fidanzata, che non pagavo mai perché lui non si prendeva i soldi. E poi lo venne a sapere anche Ettore, che andava a mangiare lì, e lui mi disse che quel ristorante era loro, era il suo, era loro della sua famiglia. Senta, lei ha fatto vari riconoscimenti fotografici, presente? Poi produrrò tutti gli album fotografici sottoposti nel corso dei vari interrogatori di cui abbiamo fatto utilizzazione oggi. Le volevo chiedere, ma le sono state sottoposte, se lo ricorda, anche le foto di questi luoghi dei Ponti Rossi? Si ricorda della villa di cui ha parlato, della zona? No, questa casa che ho detto adesso, dove abita questo Ciccio, no, è nemmeno dove... dove sta questo ristorante sopra Volto Santo. Però aveva visto altre foto della zona del Volto Santo? Sì. Che ci stava... Si stava con una casa dove... Che era di Salvatore Botta. Questa zona del Volto Santo come la chiamate voi? Come la chiamavate? Capo Bosco. Senta, andiamo insomma all'ultimo argomento. Volevo che lei riferisse al tribunale se lei ha mai è mai stato in un centro sportivo che sta sempre in questa zona dei Ponti Rossi, dei campi di calcio. Sì, nella Mariano Keller. Mariano Keller, che cos'è questo posto? Di chi è? Che cosa sei? Un centro di calcetto, di calcio, che ci sono dei campetti di calcio, e lì sopra... E lì sopra che erano questi campetti, erano de Clan Contini. In che senso, come fa a dirlo, se le c'è mai stato? Ci deve dire un po' di dettagli, deve riferire alla corte, sì, che cosa sa. Sì. ci sono anche stato, che ci stava sia... come si chiamava il figlio? Ivano, il figlio di questo qua, della Mariano Keller. Il padre si chiamava Salvatore, se non mi sbaglio, Salvatore o Antonio. E questi qua, dei campetti, che venivano spesso a parlare o con Tonino Cristiano giù a Buvero, oppure varie volte che è andato pure Ettore Bosti a parlare di sopra a sto campetto con questo qui. A parlare di cosa? Di affari. Come fa a dire? Mica... mica che Ettore Bosti gioca a calcio. Sì,
però allora ci faccia capire, lei a volte l'ha visto venire al Borgo e parlare, ha detto lei, con Tonino Cristiano ed Ettore Bossi, giusto? Abbiamo capito bene? Sì. E quindi quando veniva al Borgo parlavano, lei è stato, ha mai sentito gli argomenti? No, andavano sempre a spostare perché si mettevano dentro un palazzo che ci sta giù a Borgo e si mettevano dentro a sto palazzo a parlare di queste palazzo di cose. E dopo, sì, di affari. E dopo ha avuto lei qualche commento? È capitato? Non è mai capitato che le riferissero qual era stato l'argomento? Sì. Sì, che Ettore Bossi che disse che quel campetto che era suo, che era del padre, erano i suoi. E poi a volte lei ha detto siamo andati al campetto, chi è andato? Siamo andati a giocare anche qualche volta, però quello che ci siamo presi e andate a bere e tutto, non abbiamo mai io pagato. E andavate a giocare lei con chi? Che ha giocato qualche volta là? Con Gino Cella, Gino Mastellone, con Ettore. Ah, quindi Ettore ha giocato a calcio a volte? Che lei ha detto, lui mica gioca a calcio. Ma se andavamo, se lui diceva, vado un attimo sopra a campetto, non è che lui andava lì che andava a giocare solo, andava a parlare con il proprietario della Mariano Keller. Sente, quando scendevano, chi è che quindi veniva al Borgo a parlare? Chi delle persone che le ha indicato prima? Il figlio, il padre? O tutti e due? Io di questo qui, il figlio di questo qui, di Ivano. Sì. Quindi al Borgo con chi parlava? Se lo può ripetere? Con Antonio Cristiano e con Ettore Bosti e con a volte pure con il figlio di Antonio Cristiano, con Tommy. Con Tommy. Le sono state sottoposte delle foto di questo centro sportivo, lo ricorda? De Feo? Mi ha sentita? Sì, ha riconosciuto? Sì. L'ha riconosciuto? Sì. Il posto? Sì, il posto sì. Perché si trova sopra i Ponti Rossi, a salire sui Ponti Rossi, a via Santa Maria ai Monti, che sale ancora dietro a queste curve. Senta, quando vedeva che quindi parlavano Tonino, Tommy Cristiano, Ettore Bossi con questo Ivano, lei che tipo di rapporti vedeva che avevano tra di loro? Bene, erano amici buoni, dai, buoni. Un'altra cosa solo le volevo chiedere, se tornando al suo rapporto con Ettore Bossi al mondo della droga, lei prima ha indicato i vari destinatari della droga e anche i vari fornitori, volevo capire se c'erano anche rapporti con i Mazzarella nel periodo in cui lei è stato nel clan, se sì in che termini? Non ho capito alla domanda, dottoressa. Finché c'è stato lei nel clan, gli anni che lei ha detto prima, no? Lei si è pentito nel 2009, ha detto. Giusto? De Feo?
Ascolto. Ha cominciato lei a collaborare nel 2009. Io non lo sento, comunque, mi fido. Allora, volevo capire se in questo periodo, in cui lei poi ha in particolare occupato questo settore, si occupava di droga, insomma, anche con Ettore Bosti, se c'erano rapporti con i Mazzarella e in che termini? Mi ha sentita, De Feo? Sì, sì. Ah. Mi ascolta? Io non la sento. Non la... È l'ultima domanda, quindi speriamo che non cada ora il collegamento. Allora? Io non aveva proprio rapporti con i Mazzarella, ma aveva più con i Sarno, con un certo Vincenzo Ceci, e detto Wok. Con gli scissionisti, che, quindi allora sostanzialmente, poiché non ho capito la prima parte della sua risposta, nel periodo di cui stiamo parlando con noi, i rapporti con i Mazzarella erano, cioè non c'erano rapporti, ha risposto così? C'erano con i Sarno, con certo Vincenzo Ceci, ha detto Wok, e con... E con un altro Gabriele Esposito. E poi ci stava ancora un altro Michele Papi e Michele Gigiafulli. E i rapporti quindi tra Ettore Bossi in particolare, che lei frequentava, i Mazzarella, erano di indifferenza, di non erano buoni. Comunque c'erano contrasti o c'era un momento in cui ognuno stava a casa sua, diciamo? No, perché ci stavano contrasti tra loro, che ci stavano contrasti perché quando lui che prese questo bisticcio con Biagino Aiello Arapicano e con Salvatore Barile, lui progettò tutto per ammazzarli a tutti e due. Senta. E poi dopo non si fece perché a Salvatore Barile che fu arrestato, e invece Biagino, che non so dove si nascondeva, a Cafragola che si nascondeva. No, ma non sono mai stati buoni fra lui e con i Mazzarella. Poi se è che non male, ma loro nella loro casa e lui nella sua casa. Ma suo zio Alfredo De Feo aveva subito qualche problema nel periodo in cui invece c'era più contrasto tra Mazzarella e Contini? Sì, sì. Sì, che fu sparato. Quando? La guerra, la guerra tra il clan Contini e il clan Mazzarella. Quando fu sparato suo zio? Nel 97 o 98. Quindi è una storia che lei non ricorda, le hanno raccontato. Lei che quanti anni aveva? Ero piccolo, l'ho sentito a casa. Che e dove fu sparato? Ah? Dove fu sparato? Cosa? Dove fu sopra, acá sopra cal... Leone a Camicizia, fuori cal bar Marino, che come dicevano nella famiglia, che era stato Ciro Spirito. Sì, non ho altre domande, grazie per...
grazie a lei. Quando è nato lei? Io sono nato nel 1990. Del 90, sì, è 90. Quindi del 2009, teniamo 19 anni, vabbè. Allora, un momento, se è lungo, però... Allora, chi deve fare prima di tutto il controesame? Perché non credo, l'avvocato, lei sicuramente, voi, ovvio, e l'avvocato Bonadias. Allora, incominciamo. Presidente, sono le 5, Presidente, distruggete, sono le 4, non sono le 5. Sono le 5, io devo rientrare. Sono le 5, sono le 5. Vi ho... come avete constatato, vi agevolate nel togliere De Rosa immediatamente senza sapere. Come? No, non ho capito che dici, che ha detto. Sì. Presidente, intanto che si decide, i fascicoli fotografici sottoposti al collaboratore in occasione dei vari verbali acquisiti, però ve li do la prossima volta perché ora sono un po' di confusione. Va bene, si serve di produrre i verbali di fotografici. Allora, avvocato Bonadias, forse lei... Ci va l'avvocato... Presidente, chiedo scusa. Andiamo avanti. Andiamo avanti, però, a proposito. Sospendiamo. Per dire appunto che se più giovani verbali magari dobbiamo fare meno... Sì. Quello l'ha detto già. Sì. Presidente, leggendoci i verbali probabilmente molte domande non le faremo. Leggendoci... sospendiamo per il protocollo. Come? In base al protocollo. Non è un problema di protocollo, Presidente, non invocavamo il protocollo. Allora, avvocato Bonadias, lei lo vuol fare. Presidente, io posso farlo, però dato che diversamente dai colleghi poi sarei svantaggiato perché non riesco a leggere tutti gli atti, quindi mi riserverei, posso cominciare, ma mi riserverei di fare qualche altra domanda all'esito della lettura. Ma per 15 minuti, Presidente. Ah, certo. Sono 15 minuti. Anche se c'è qualcuno poi lo fa, rimane vantaggiato e ci ritorna. Possiamo fare questa cosa? Noi siamo da 4 ore e mezza qui. Siamo circa da 4 ore e mezza. Poi anche allora, la esposizione del collaborante. Allora, dobbiamo andare con forza al 24. E bisogna ripristinare per il 24, anche se c'è sciopero, che non sappiamo se la lì. Allora andiamo al 24, poi ci vediamo. Allora si ordina la traduzione per il 24 di tutto. Ore 10. Il problema è se potete fare una questione che non c'è stata attività istruttoria, voi sono il termine custodico dell'area mai, capito?